Short Track, mini concerti per tutte le orecchie, un progetto dell'Unione Musicale di Torino dove è possibile scoprire brani celebri del repertorio con un approccio informale. Questo progetto è dedicato all'ascolto di tutte le persone da 0 a 99 anni. Che cosa si nasconde sotto il titolo Archi di stagione? Ovviamente le stagioni di Vivaldi. Queste opere straordinarie sono frutto della fantasia e dell'inventiva di Antonio Vivaldi, che affiancò alla musica anche delle didascalie per meglio aiutare l'ascoltatore a seguire le evocazioni descrittive. Sull'ensemble, sulla compagine orchestrale spiccheranno i virtuosismi del primo violino, che utilizzerà appieno le potenzialità del suo strumento. Nella puntata di oggi racconteremo la storia di un grandissimo compositore italiano, Antonio Vivaldi, che nacque a Venezia e fu ordinato sacerdote per volere dei suoi genitori, una carriera ecclesiastica che non gli stava proprio a pennello, perché la sua grande vocazione era la musica, era la composizione, era l'esecuzione anche, perché era anche un formidabile violinista. Scrisse un numero sterminato di composizioni. Ci sono tanti aneddoti che ci raccontano la vita quotidiana di questo compositore. Uno dei più divertenti è sicuramente quello che racconta un momento della sua vita ecclesiastica, quando officiando messa a un certo punto si allontanò dall'altare per annotarsi dei temi particolarmente efficaci che aveva bisogno di mettere su carta. Ecco, questo comportamento lo pose poi all'attenzione addirittura dell'Inquisizione, che decise di aprire su di lui un fascicolo, ma alla fine lo giudicò un musicista, ovvero un pazzo che, poverino, non aveva altro desiderio che quello di comporre musica, per cui gli fu impedito di officiare messa, ma ovviamente gli fu consentito di svolgere tutte le altre attività che riguardavano l'aspetto ecclesiastico. La vita di Vivaldi è molto varia, perché non si occupava soltanto della composizione. Era un grandissimo strumentista, come dicevo prima, ma era anche un impresario. Aveva la capacità, in un certo senso, di utilizzare la musica con tutte le sfaccettature moderne dei nostri giorni. Tant'è che le opere che ascolteremo oggi, cioè le stagioni, sono ancora oggi una delle opere più eseguite al mondo. Pensate che soprattutto la primavera viene utilizzata come colonna sonora di tanti piccoli spot pubblicitari, ma addirittura se noi ci mettiamo in comunicazione con un call center e ci mettono in attesa, molto spesso la musica utilizzata è proprio il primo movimento della primavera. Ci sono tanti studi recenti su questa opera per vedere qual è l'impatto emotivo che genera nelle persone. Pensate che in Inghilterra viene utilizzata addirittura nelle metropolitane dopo le partite di calcio per tenere, diciamo, a freno gli istinti, quelli più violenti, degli hooligans. Potremmo parlare tutto il giorno degli usi e gli abusi di questa musica, ma forse adesso è il momento di ascoltare il suo carattere compositivo, perché è veramente molto originale.
Vivaldi non era soltanto un compositore geniale, ma era anche un manager formidabile, un manager di se stesso, potremmo dire oggi. Tant'è che questa musica è costruita con un intento preciso, cioè quello di coinvolgere il pubblico. E come fa Vivaldi? Ovviamente con la musica, ma la musica sappiamo che aiuta al coinvolgimento a livello evocativo. Lui non era soddisfatto soltanto di questo mezzo e aggiunge alla musica una serie di didascalie, dei sonetti, in cui racconta con il testo che cosa succede. Cerca in un certo modo di aiutare l'ascoltatore ad entrare meglio nell'aspetto, come dire, suggestivo che questa musica induce. Il primo frammento che abbiamo sentito adesso non è altro che l'inizio fresco e luminoso della primavera. Il nostro Vivaldi utilizza anche una tecnica che è molto simile a quella che viene utilizzata a livello cinematografico, perché parte da una dimensione molto ampia che nella musica si chiama il tutti, che è quello che abbiamo sentito adesso, e man mano stringe il campo in maniera sempre più dettagliata sui soli, sui singoli soli. E nei soli ci entrano proprio dei personaggi che Vivaldi descrive perfettamente anche in partitura. Il primo elemento che viene alla luce è il cinguettio degli uccelli e riesce a, diciamo, a evocarlo in maniera straordinaria utilizzando una tecnica che si chiama dei trilli, delle notine molto veloci che rimbalzano in maniera molto efficace tra i tre violini. Ascoltiamoli. Questo cambio repentino tra il tutti e il solo avverrà tantissime volte all'interno del primo movimento della primavera. Un'altra scena che Vivaldi vuole sottolineare è quella bucolica di un ruscello che scorre e lo fa utilizzando una tecnica molto tipica, si dice in musica una figura retorica che veniva utilizzata già nel Cinquecento. Di note che vengono ripetute a due, legate a due. Questo scorrimento dell'acqua viene, diciamo, fatto ruotare tra i tre violini e il violoncello. In questo brano siamo completamente immersi nella chiarezza del suono della primavera, nei profumi, nei paesaggi così pieni di vita. Gli uccellini salutano la primavera, noi guardiamo questo fiume che scorre, le fonti di questo fiume che scorrono poco alla volta, ma come capita di solito in questa stagione, a volte ci sono dei temporali inaspettati. Ce ne saranno tanti all'interno delle quattro stagioni, ma questo, diciamo, insieme al prossimo che sentiremo poco dopo, è uno dei più interessanti. Sentiremo improvvisamente che la scrittura si infittisce, le note diventano sempre più veloci e riusciremo a percepire questi lampi improvvisi di scale che salgono verso l'alto e poi il violino solo prenderà le redini e sembra quasi di vedere un personaggio che in qualche modo, in maniera un po' goffa, cerca riparo dalle gocce del temporale. Dopo
Dopo il temporale ci sarà di nuovo un momento di tutti in cui la scena si aprirà e poi improvvisamente, come se facessimo uno zoom, ci spostiamo nuovamente su un personaggio. In questo caso saranno di nuovo gli uccellini che si affacceranno poco alla volta con il loro canto. Ascoltiamoli. Il fascino di questo primo movimento della primavera è durato per tantissimi anni e ancora adesso ci stupisce con questi suoi approcci così sorprendenti dal punto di vista compositivo. Pensate che è uno dei brani più eseguiti al mondo, addirittura più del famoso Bolero di Ravel, tanto per intenderci. Se ci fossero stati all'epoca i diritti d'autore, probabilmente il nostro Vivaldi sarebbe diventato ricco almeno come Bill Gates. I suoi eredi non ci sono più, noi possiamo abusarne liberamente, ma in questo caso possiamo anche goderne in maniera efficace, ascoltandolo e seguendo le linee guida che lo stesso Vivaldi ci suggerisce. Thank you.
Nel terzo movimento dell'estate è ancora la forza dirompente della natura a essere protagonista. In questo caso c'è forse il brano più rock di tutte le stagioni, che è la descrizione di un temporale. Vivaldi, con le sue didascalie, mette precisamente gli effetti che vuole e soprattutto dà dei suggerimenti agli strumentisti per l'esecuzione più efficace. Ma con le nostre orecchie possiamo tranquillamente seguire il discorso musicale e sentire come Vivaldi fa questo tipo di, diciamo, di struttura a terrazze. Ci sarà un momento in cui uno stesso inciso, una catena, una cascata direi di note, viene fatta rimbalzare in maniera prodigiosa tra tutti gli strumenti. Ascoltiamo che effetto incredibile, ancora ai nostri giorni ci stupisce, sembra veramente di sentire una band rock. Siamo travolti da questa bufera improvvisa, il temporale ci sorprende, ma la cosa fantastica che aggiunge ancora Vivaldi è la descrizione dei tuoni. Utilizza una tecnica di scale velocissime che tendono a proiettarsi verso le note più acute. Sentite che effetto efficace, proprio come un grande regista che vuole fare, vuole mettere un poco di zenzero in più nella sua scena. Il nostro Vivaldi Spielberg ancora si diverte a passare dal campo aperto allo stretto. Lo fa per descrivere un'altra scena e sposta l'attenzione sul primo violino, che sembra proprio, rappresentare un personaggio che improvvisamente si trova bagnato fradicio e cerca riparo. A un certo punto ci sarà una fermata improvvisa che sembra descrivere proprio lo sgomento del nostro personaggio che non sa in quale direzione andare. Che segue questo passaggio solistico del violino saranno viola e violoncello a passarsi una serie di scalette vorticose, quasi a far affermare il fatto che il temporale non è ancora finito. Su questo si innesteranno delle linee ascensionali degli altri strumenti, è un passaggio veramente incredibilmente intenso. Adesso possiamo ascoltare per intero questo terzo movimento dell'estate, facendoci travolgere da questo improvviso temporale. Thank you.
In una scena di caccia che si rispetti c'è proprio uno strumento dedicato al richiamo di caccia. E in questo caso sarebbero i corni, però visto che questi brani sono scritti per orchestra d'archi, Vivaldi ha dovuto affidare, diciamo, il ricordo evocativo del corno al violino. Ed è, lo fa in maniera straordinaria, sembra che improvvisamente veramente entri un altro timbro, entri un altro strumento, sembra di entrare in una scena di caccia dell'Essex alla volpe, insomma, con tutti i belli bardati, con i cani a seguito. I nostri cacciatori sono riusciti a individuare la preda e la nostra povera preda comincia a correre in maniera scomposta per ovviamente fuggire all'inseguimento dei nostri cacciatori. È ancora il nostro violino solista a descrivere questa scena con delle notine molto rapide di terzine che vengono fatte in maniera abbastanza disordinata per proprio descrivere questo momento di, diciamo, di sbigottimento della nostra povera preda che non vuole farsi raggiungere. La nostra preda fugge, ma i cacciatori sono infingardi e con gli schioppi riescono prima o poi a prenderla. Sentiamo come descrive questo momento, ovviamente sarà l'aspetto ritmico la chiave di lettura per poterci suggestionare nel modo migliore. Qui c'è un punto meraviglioso dove proprio la parte descrittiva di Vivaldi è incredibile. Infatti riesce a descrivere il momento in cui la povera preda poco alla volta morirà a seguito delle ferite dei cacciatori. Questo momento sarà di nuovo affidato al primo violino e sentirete delle scale suadenti che in un certo senso daranno proprio la sensazione dell'allontanarsi della vita. È il passo ritmico cadenzato dei cacciatori a rendere questo brano facilmente seguibile, perché la struttura è tutta basata sul ritmo. Ci saranno delle divagazioni drammatiche affidate, come abbiamo visto, al violino, che descriverà una scena patetica della nostra povera preda uccisa dai cacciatori, ma è sempre la base ritmica a tenere insieme tutta la struttura. Thank you.
Nelle nostre serate d'inverno non c'è niente di meglio che sedersi davanti al camino godendosi il tepore, guardando fuori la pioggia battente. Ecco, Vivaldi descrive questa scena, lo fa in maniera musicale, affidando ai violini una serie di pizzicati che descrivono perfettamente l'incedere costante della pioggia. Ascoltiamone questi elementi, così riusciamo meglio a collegare sonetto e musica. Su queste incessanti goccioline dettate dai pizzicati del secondo e del terzo violino si innesta una caldissima melodia che probabilmente è la descrizione del personaggio principale che è affidata al primo violino. Come abbiamo ascoltato, in questa scena non c'è pathos, c'è solo raccoglimento, un momento veramente chiuso, confortevole tra le mura domestiche. La natura è fuori da noi e noi ci gustiamo il calore del focolare. Adesso ascoltiamo il brano nella sua interezza.